Siamo a 3 mesi dal debutto. Siamo partiti da una panchina, una come questa. La nostra, quella che c'era a un lato della fontanella al piazzale Milano. Sai che Julie spesso invitava dei produttori a vedere le prove. E poi con loro qui passeggiava tra le quinte, gli raccontava le idee, le intuizioni. Svelava il finale. E giurava che lo spettacolo l'avremmo montato in 1, massimo 2 giorni. E che lei sapeva raccontarlo usando quei suoi occhi. Lei riusciva a farti vedere uno spettacolo che ancora non c'era. E poi c'erano cose che assolutamente non andavano fatte vedere. Lei scivolava. Da quando sono tornata dalle battaglie, ho il corpo pieno di cicatrici. Qui e qui. Eppure qui manca un pezzo, come le sorelline amate. Noi, feriti di guerra, facciamo paura ai civili. Portiamo nel corpo storie di chi sta scappando, di chi naufraga, di chi è in fuga, di chi cerca l'aria continuamente da spingere nei polmoni. Dobbiamo tutti costruire un giardino, tutti. Ora siete nel mio. Ma questo non era lo spettacolo? No, questa era una prova. Ma qual è la differenza? Beh, ci sono ancora troppi cavi che penzolano. Poi le quinte non sono ancora state fatte. I tecnici stanno ancora muovendo troppi oggetti di scena. E poi i costumi non sono mica finiti così. Sai che ho sentito dire che nella scena finale ci sarà una panchina che vola? A me mi piacciono tanto le cose che volano. E poi ci sarà una pioggia. Julie aveva sempre un ombrello nella borsetta. Ha fatto piovere in tanti spettacoli. Parla, 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 parla.